Allora, con l'avvocato Antonella Sotira, Corsara, questa tavola rotonda, abbiamo discusso, ragionato sul voto, sul dopo voto, su quello che succede in Parlamento, sulla Costituzione. Allora, quali sono gli spunti che sono emersi che ti hanno colpito di più di questa tavola rotonda? Beh, sicuramente sentir dire che la nostra Costituzione andava riformata è stato un colpo al cuore, ovviamente non è la prima volta che sentiamo dire questo. Ritengo che non si possa seppellire qualcosa che non è morto, la nostra Costituzione non è ancora stata realizzata e questo forse è il problema che abbiamo. Di fatto abbiamo assistito ad un'abrogazione di fatto della Costituzione e il fatto che ci troviamo di fronte a questo dato ineluttabile controvertibile che è questa Repubblica fondata sul lavoro è invece oggi una Repubblica fondata sul precariato o sulla disoccupazione o sull'assistenzialismo, tant'è che pare che l'elemento vincente della campagna elettorale dei 5 Stelle sia stata la promessa di un reddito di cittadinanza. E anche su questo abbiamo discusso, no? Perché in questa conversazione è venuta fuori questa Italia divisa tra nord e sud, con questo sud ancora etichettato sempre come un posto dove si vota per convenienza e soprattutto si sceglie sempre di essere assistiti. Io sono del sud, non ho votato al sud perché vivo a Roma, però ho assistito alla difficoltà dei miei conterranei di scegliere cosa votare, perché comunque i partiti non hanno candidato persone ancora dal territorio, non hanno fatto le scelte di sostenere persone da sempre attive nella politica o locale o nazionale, ma comunque legate al territorio, e quindi credo infatti due cose sono emerse, che una che la Costituzione italiana è stata, non solo non è stata applicata, ma è stata addirittura divorata, fagocitata negli anni in tutti i suoi aspetti, alcuni in maniera molto grave. L'altro è che la legge elettorale è stata complice di questa situazione, perché la proporzionale le fa votare i partiti, non le persone, invece col collegio uninominale tu devi votare le persone che sono conosciute in quel territorio, che conoscono ogni pietra, ogni filo d'erba, ogni palazzo di quella, di quella. Perché? Perché quella persona può essere il candidato di quel collegio e dire allora diamo la parola al candidato di Locri, diamo la parola al candidato di Cosenza, all'onorevole di... perché quel territorio vuole esprimere qualcuno che è una persona. Invece con l'attuale legge elettorale Rosatellum, che se si andasse a votare di nuovo ricreerebbe situazioni ancora più disperate, si è creato uno scollamento tra gli elettori e gli eletti. Quindi il voto è andato lì per una questione di protesta. Cioè nei 5 Stelle o nei Salvini potevano mettere chiunque candidato, sarebbe stato eletto. Sì. Quindi è stato un voto di protesta in questo senso. Boschi eletta a Bolzano. Certo. Ma in ogni caso sì, anche al nord l'illusione della campagna elettorale fondata sul dato economico di una minore tassazione oppure di una lotta all'evasione fiscale o di maggiori investimenti o attenzione per chi investe, perché quelli del nord si ritengono gli unici investitori, gli unici imprenditori italiani, e anche quella è stata un'illusione che ha consentito alla Lega di vincere. Perché tu pensi che i corsari possano riunire il paese così diviso? Sì, io penso di sì, perché ho esperienza del fatto che soprattutto il sud sarà la vicinanza al mare e i corsari sono numerosi, e per cui quindi è un dato di fatto per cui si sente questo senso dell'avventura. Siamo greci, quindi sicuramente siamo pronti a partire come Ulisse, lasciare le nostre terre pur di arrivare a approdare poi di nuovo a Itaca, però intanto aver esplorato qualche altra cosa. Il resto Ulisse quando ritorna tornerà cambiato come ogni persona che fa un viaggio. Sì, ci credo e io spero vivamente che questa cosa possa concretamente realizzarsi. Rispetto alla possibilità di ciò che ci tocca fare, perché ovviamente non possiamo solo discutere e analizzare, ma dobbiamo fare proposte concrete, credo che già quello che stiamo facendo, cioè essere trainati da te, riunirci, discutere, confrontarci, magari anche animatamente, avere idee diverse, ci consente molto meno di confrontarci in maniera forse antica, però forse quella più giusta, no? Perché siamo qui, ci tocchiamo, ci guardiamo negli occhi, non abbiamo uno schermo che ci protegge,
però riusciamo ad avere il tempo per andare in fondo, perché qui bisogna prendersi il tempo di venire, no, prepararsi, leggere delle cose, e quindi non si può discutere solo sui social. I social sono un mezzo sicuramente forse ecco il connotato di questa tavola rotonda è proprio il tempo, il tempo che ci siamo presi. Cioè, praticamente questo dimostra serietà, perché per fare le cose per bene bisogna prendersi il tempo, e quindi se non siamo più in grado di scegliere che questo è il momento di avere tempo per assumerci la responsabilità di questo futuro, non possiamo sempre delegare. Io per esempio la cosa che un po' mi ha dato fastidio nella nostra tavola rotonda era l'idea che eravamo qui soltanto per analizzare in maniera come se fossimo scandalizzati dalla vittoria dei 5 Stelle, che riteniamo quasi appunto una iattura per il nostro paese. Noi 5 Stelle hanno vinto, quindi vuol dire che la gente si è identificata in questo movimento, hanno saputo parlare un linguaggio più vicino alle persone, questa cosa va rispettata. La legge è imperfetta, come tutte le leggi perfettibili, però allo Stato è questa la legge, per cui è giusto rispettare la legge e quindi farli governare. E poi può darsi che queste persone se avranno la maggioranza non hanno avuto il 51%, però può darsi che queste persone possano dimostrarci che con l'impegno, con la serietà, prendendosi il tempo di studiare, di assumere competenze, possano, noi questo possiamo auspicare in questo momento, oppure proporci anche noi, perché alla fine anche questo va fatto, perché mettere a servizio di chi è su una poltrona le proprie competenze, anche questo è un atto dovuto. E quindi il coraggio di mettersi in gioco. Sì, io non credo che ne sa, magari potremmo scoprire che hanno un'apertura maggiore rispetto alla possibilità di ascolto di persone che provengono da ideologie o da partiti diversi. Se la proposta è interessante o comunque efficace per i cittadini, io spero che loro siano in grado di testimoniare che si sono messi lì per essere al servizio dei cittadini e non del potere. Giusto. Se volete risentire questa tavola rotonda su Radio Radicale, sul sito di Radio Radicale c'è l'audio-video, anche a venire alle prossime. Se vi curiosisce, poi i Nuovi Corsari, il mio blog con Antonella Sotira. Grazie e saluto agli ascoltatori e telespettatori di Liberi.tv. Ciao.